Buonasera a tutti, benvenuti a Sfide, la scuola di tutti. Per chi non ci conosce, Sfide, la scuola di tutti, è il salone della scuola, ormai arrivata alla sua terza edizione, in versione online, anche se avremmo dovuto svolgere la terza edizione questa primavera, naturalmente per l'emergenza coronavirus, è stata prima rimandata e poi collocata in questo periodo dell'anno in modalità ovviamente solo online. Sfide è nata all'interno del salone Fa la cosa giusta. Si trova, come dicevo, la terza edizione e questa sera siamo qui ad ascoltare un nuovo intervento molto interessante sull'esperienza con la DAD, che cosa mantenere, che cosa migliorare. È nostra ospite Alexandra Berndt, che è la presidente del Centro Educazione dei Media di Pavia e anche docente a contratto di lingua tedesca all'Università di Pavia. Ha una grande esperienza con la didattica digitale e proprio per questo l'abbiamo invitata a parlare della DAD. La DAD ha rappresentato per molti docenti un'esperienza nuova, qualcosa che si è scoperto da poco e con cui abbiamo dovuto tutti fare i conti. Naturalmente è stata una scoperta per emergenza e adesso però dobbiamo fare i conti, probabilmente per parecchio tempo, con questi nuovi strumenti, con nuove metodologie. Ed è il momento di riflettere su che cosa continuare a fare e come trasformare questa didattica a distanza in qualcosa che sia veramente efficace e produttivo. Quindi io do la parola a Alexandra che ci introdurrà in questa riflessione. Invito tutti quelli che vogliono a porre domande attraverso lo strumento domande e risposte che trovate nella barra in basso, di Zoom. Non è possibile chattare, e quindi poi raccoglieremo le vostre domande e Alexandra sarà lieta di rispondervi durante e al termine del suo intervento. Vi convideremo poi anche gli indirizzi email perché sarà possibile comunque rimanere in contatto anche dopo per avere un ulteriore modo di confrontarci su questi argomenti. Prego, Alexandra. Perfetto, grazie mille Marzio, ringrazio tutti voi di Sfide ovviamente per l'invito, sono molto contenta di poter partecipare e sì, onestamente quando abbiamo definito un po' il della presentazione o della riflessione di oggi, ovviamente tutti noi speravamo di trovarci in una situazione in cui era già magari arrivato il momento di riflettere su un'esperienza passata, quella della DAD. Adesso immagino tanti di noi invece ci troviamo tuttora in questa situazione, soprattutto per i colleghi docenti delle scuole superiori di primo e di secondo grado. Quindi ho cercato ovviamente oggi cerco in questa riflessione che voglio condividere con voi di inserire un po' tutte e due le prospettive, cioè quella dell'esperienza che tuttora stiamo vivendo, quindi quella della DAD attuale, darvi qualche spunto, qualche idea che poi spero possa il punto di partenza di una riflessione, di qualcosa che ci porta un po' verso il futuro, che ci trasporta un po' verso il futuro, per sfruttare questa situazione, alquanto, come abbiamo detto nel titolo, imposta, che però magari può essere o diventare anche una scelta. Quindi mi permetto di condividere con voi, la presentazione, che spero che, si veda bene. E vorrei iniziare con una riflessione che in realtà è una citazione già molto antica, perché soprattutto se vogliamo parlare dei tempi tecnologici, 22 anni sono molto di più di reali 22 anni, che è di uno dei pionieri, diciamo, del digitale, della comunicazione digitale, che è Nicolas Negroponte, che diceva già alla fine degli anni 90, quando magari tutti noi avevamo ancora magari il primo modem che faceva ancora ni, ed era una cosa molto molto esotica, diciamo, nelle nostre case, nei nostri posti di lavoro, che lui già diceva che come l'aria o come l'acqua, in realtà il digitale si sentirà la mancanza del digitale soltanto quando sarà assente e non quando sarà
presente. E se riflettete un attimo su questo aspetto, è che negli ultimi mesi, diciamo da un giorno all'altro, da marzo 2020, invece ci siamo trovati in una situazione in cui il digitale era più che presente, era solamente presente. Quindi era una situazione in cui tutto girava intorno a questo essere digitale nella data, trovare delle soluzioni e delle situazioni per continuare a ovviamente proporre un servizio per i nostri ragazzi, per gli studenti, ma che ci ha catapultato in realtà in un contesto a noi tutto sconosciuto. Quindi una presenza probabilmente del digitale, e la mia riflessione di oggi spero che possa andare proprio in questa direzione e la voglio condividere con voi proprio da questo punto di vista. Che ruolo ha il digitale nella scuola e che ruolo, soprattutto dopo questa esperienza di DAD molto pesante per tanti, ma anche per tanti molto molto positiva, dopo questa esperienza cosa ci portiamo? Cosa appunto mantenere, cosa dobbiamo sfruttare. Quindi se noi iniziamo a ragionare sul fatto che cos'è una scuola digitale, possiamo in realtà pensare non alla scuola stessa, ma a che cosa sono i momenti principali della differenza tra una scuola tradizionale e una scuola digitale. E in prima battuta ovviamente è la strumentazione, quindi sono le possibilità di essere digitali attraverso una connessione, una banda larga, un computer, la possibilità di connettersi, di essere tramite strumenti presenti che possono essere tablet, whiteboard, LIM, cellulari e quant'altro. Però sappiamo tutti, e qua ovviamente il mio intento non è di fare commenti politici, però sappiamo tutti benissimo che abbiamo in questo contesto tantissimi vincoli che potremmo definire come politici, perché ovviamente la fornitura o la possibilità di essere digitale non dipende in prima battuta da noi che operiamo nei contesti educativi, ma dal contesto che praticamente ci viene offerto da esternamente. Gli altri tre aspetti che in realtà però trovo molto più interessanti sono aspetti che riguardano più la società. E la scuola è una parte importante della società. Quindi quello che nella letteratura, io sono tedesca di origine, no? Quindi mi occupo molto anche, faccio molta ricerca anche in quello che succede, diciamo, nei paesi nordici. Il termine del light medium, che è il medium, diciamo, il canale principale dell'informazione, in questo caso ovviamente del contesto didattico, sta cambiando, nel senso che quello che finora è sempre stato il libro, perché il libro è quello, diciamo, il medium più autorevole, no? Quello che se volevamo sapere qualcosa, volevamo approfondire qualcosa, cosa facevamo finora, o noi, soprattutto la nostra generazione, era ricorrere a quello che era scritto bianco su nero in un prodotto stampato. Questo ovviamente sta cambiando. Pensate solo a come ci informiamo oggi, e permettetemi questo esempio magari un po' banalotto, però l'idea, se noi vogliamo, dove e come sentiamo i nuovi andamenti dell'emergenza sanitaria, ovviamente sono informazioni che riceviamo attraverso la rete oppure attraverso la televisione, per esempio. Quindi il mondo informativo ormai è così veloce, così futile, se vogliamo anche dirlo, che non sarebbe neanche più possibile mantenere una buona parte di informazione autorevole all'interno di un prodotto cartaceo. E perciò dobbiamo realizzare questo cambiamento. Sull'altro di una trasformazione digitale all'interno della nostra società e le conseguenze annesse, perché ovviamente quello e come noi viviamo, impariamo, ci comportiamo è fortemente influenzato dal digitale, e qua vi invito
iniziare già a riflettere sulla sfera personale, la sfera professionale o la sfera poi scolastica, no? Noi non possiamo neanche più immaginarci una vita senza il digitale e questo fa tanto con noi. Noi siamo molto cambiati nella comunicazione, nel modo di interagire con le altre persone e questo ha anche un impatto sulla scuola e qua è molto importante ragionare sul ruolo in effetti che la scuola ha all'interno di questo processo. E infine c'è una gestione anche culturale, no? Ovviamente di tutti questi fenomeni, quindi come un'identità culturale in Italia, in Europa, nel mondo, affrontiamo questi cambiamenti e quali sono invece le tendenze anche piuttosto negative, no? Che stiamo verificando e invece dall'altra parte come ci ricollochiamo all'interno di una cultura che può esserci da un lato anche globale, digitalizzata, ma anche locale e magari anche su certi fronti analogica. Quindi questa la domanda è la scuola in quanto è digitale e qua ovviamente la prima cosa che ci viene in mente è la didattica a distanza che io personalmente collocherei più a una cultura come si è stata svolta, non dico da tutti, ma come si è stata affrontata, ma per necessità, come ha detto Marzio, no? Per emergenza, perché non c'era la possibilità o un pre di avviarsi in un'altra modalità. E quindi la didattica a distanza si è orientata fortemente a questa cultura del libro. Quindi l'apprendimento digitale è stato semplicemente spostato da un approccio, chiamiamolo tradizionale, in presenza, a un approccio più, sì, in un contesto, se possiamo chiamarlo digitale. Quindi non abbiamo fatto il passaggio al quale, in effetti, vorrei invitarvi con questo mio intervento, ma una trasformazione da un contesto a un altro. Tutto qui, che sì, certo, magari abbiamo sostituito una parte della lezione con un video, con dei testi interattivi, con dei test online, con aspetti che certo hanno una natura digitale, ma non corrispondono a quello che poi credo che sia la vera didattica digitale. E sicuramente quello che osserviamo molto in questo periodo è una iperfocalizzazione sul contenuto. Chiunque di voi fa lezioni online al momento tramite Zoom o altre piattaforme sentirà una certa stanchezza sia sul fronte della docenza ma anche dall'altro lato gli studenti, perché ovviamente tutti voi sapete che in questi contesti in cui ci troviamo ora tanti elementi vanno a mancare, di questo poi parliamo più avanti, e c'è questa iperfocalizzazione sul contenuto, sull'apprendimento stesso. E pare, e questa è una cosa che deve essere ancora verificato, ma che l'emergenza sanitaria del Covid ha amplificato questa tendenza di concentrarsi sul trasferimento di contenuto piuttosto di quello che è la natura della didattica digitale, che invece è il trasferimento di competenze. Perché la cultura della digitalizzazione ha un altro focus, ha un'altra priorità, che in effetti non è quella del trasferimento, ma dell'apprendimento che permette appunto lo sviluppo di competenze che sono importanti e necessarie in una cultura e soprattutto anche in una società digitale. Quindi per essere parte di quel processo che io vi ho elencato. Con i quattro punti prima. Quindi una didattica che si orienta a una collaborazione, a una cura anche dei rapporti, che assume prospettive multiple, che
dà più peso alle attività di sperimentazione che invece del sapere puro, che lavora per collegamenti e che utilizza ovviamente tutto il digitale in una modalità consapevole, quindi che sfrutta in realtà, possiamo già dire, il digitale per uno scopo preciso, cioè lo sviluppo di una di competenze e non solamente come una sostituzione di un contesto, quello che troviamo invece o che abbiamo osservato molto molto durante la didattica a distanza e post-ora. Quindi questa cultura, possiamo dire, della digitalizzazione che stiamo vivendo, se lo vogliamo o no, è fortemente caratterizzata da questi tre aspetti che vi chiedo di un attimo riflettere su quello che voi fate tutti i giorni in aula di referenzialità, più che altro, quindi una cultura che magari questo non piacerà molto a alcuni di voi, però una cultura che si può definire una cultura del remix, quindi una cultura che lavora per collegamenti, per rimescolare, per mettere connessioni, per mettere in contesto elementi che non sono più per forza lineari. Quindi ci sono dei collegamenti che possiamo scoprire che prima non sapevamo neanche che esistessero. Poi è una cultura fortemente incentrata sulla comunità, quindi sull'imparare, sul creare in modo collaborativo e condiviso, e che poi usa gli algoritmi, qua è una parola ovviamente che sta per il discorso del software, per ottimizzare i processi didattici e di apprendimento, non in sostituzione a loro. E questa è una cosa molto, molto importante. Quindi abbiamo un po' descritto un po' questo contesto, quindi della cultura, della società in trasformazione, e ci stiamo quindi o dovremmo chiederci, ok, stiamo facendo un lavoro molto bello, stiamo lavorando in un contesto che in realtà ci potrebbe dare o ci dà tante possibilità di provare a entrare in un'ottica che non ci faccia dire oddio, come dicono altri, abbiamo buttato via un anno scolastico, ma stiamo facendo qualcosa che è un investimento. E questo investimento dovrebbe portare nella direzione proprio delle competenze necessarie per sapersi orientare, per saper vivere, saper interagire in questa cultura, in questo processo di trasformazione che stiamo vivendo. Una competenza ovviamente è la creatività, quindi la creatività di saper pensare e ragionare in modo creativo, perché nel momento in cui usciamo da un percorso lineare e entriamo in un percorso per connessioni, ovviamente dobbiamo dimostrare un bel po' di creatività per orientarci in un modo che non ci dice punto per punto in che direzione andare. L'altro punto, ovviamente, è il pensiero critico. Dobbiamo imparare a saper pensare e a ragionare in autonomia, perché anche qua, essendoci non più un solo percorso, uno che ci viene, per esempio, espresso dall'insegnante, ma l'insegnante ci invita a trovarlo noi, come studenti, allora devo essere in grado di valutare se il percorso che scelgo è quello corretto. Come lo dobbiamo fare con altri? E io però devo anche saper pensare a ragionare insieme ad altri. Quindi è un lavoro che può essere frutto di una collaborazione intensa, che però non dimentica ovviamente il singolo, e perché in quel momento io devo ovviamente anche saper comunicare i miei ragionamenti, i pensieri che ho su un percorso di apprendimento fatto. E quando ovviamente queste sono le famose 4C, no? Della didattica digitale, che magari avete già sentito anche in
in altri contesti. Nel momento in cui le adottiamo in un contesto più ampio, ovviamente non parliamo solamente di pensare e ragionare, ma lo ampliamo anche in apprendere e poi, se vogliamo, spingerci fino anche al contesto lavorativo, a lavorare in modo creativo, in modo autonomo, insieme ad altri, e ovviamente saper comunicare tutto ciò che non solo penso e su cui ragiono, ma anche quello che apprendo o come lavoro. Quindi questo credo che sia l'idea che sta dietro nel momento in cui io posso iniziare a sfruttare un contesto d'apprendimento che include un percorso di trasformazione digitale all'interno della didattica scolastica. Questo è un po' un'idea finale che abbiamo, o che ho, che condividiamo con il mio centro, all'interno del quale ovviamente facciamo tanta formazione. E abbiamo fatto durante i mesi dell'emergenza Covid molti incontri, soprattutto nel territorio pavese, però ovviamente online, con docenti di tutti i gradi scolastici. Abbiamo fatto sia formazione nel mentre, quindi per dare un supporto alla situazione emergenziale nei mesi appunto di marzo, aprile anche, e abbiamo anche fatto molti incontri di riflessione con tanti docenti, soprattutto di istituti comprensivi. Alla fine di maggio, all'inizio di giugno, per capire un po' su tutto quello che è stato fatto un po' con la pancia, no? Soprattutto quello che tanti dei colleghi magari hanno fatto un po' per istinto, un po' per necessità, un po' ovviamente anche per esperienza, per curiosità, per voglia di sperimentare e anche un po' con l'idea di dire: io mi spingo un po' oltre. Quindi io ora vorrei condividere un po' con voi queste esperienze dei colleghi, parlando un po' proprio della situazione primaverile, ma ovviamente includendo anche sempre quella attuale, dando la priorità a questi quattro contesti, che ovviamente è quello l'iniziale, no? Che con cui abbiamo già iniziato a riflettere, il discorso della differenza fra la didattica digitale e la didattica a distanza. Vorrei spendere un attimo di tempo anche sugli discorsi della motivazione, cosa significa motivarsi durante l'apprendimento online, per poi dare un po' di spazio anche all'aspetto della socializzazione, punto che credo che sia stato quello che abbiamo e stiamo continuando a soffrire. E lascio anche un piccolo commento, però quello veramente solo molto ristretto, agli aspetti che riguardano invece la media education. Quindi la didattica digitale è una questione che è molto, difficile da gestire nel momento in cui abbiamo una sovrapposizione fra contesti formali e informali, nel senso che finora diciamo che il digitale cellulare era bannato, diciamo, dalle scuole, non poteva neanche entrarci, figuriamoci utilizzarlo per l'apprendimento. Adesso abbiamo i ragazzi tutti i giorni 5, 6, 7 ore davanti al computer, e in parallelo, lo sapete, non è un segreto, davanti al cellulare, e quindi questa sfera fra il formale e il formale si sta un po' sovrapponendo. Quindi dobbiamo valutare nelle nostre attività che svolgiamo con la didattica a distanza diversi aspetti quando anche impostiamo un percorso digitale, no? Soprattutto quello della valutazione, perché siamo in un ambiente scolastico, rispetto alle competenze pratiche che per esempio vengono acquisite. Cioè, i vostri ragazzi in questi mesi hanno acquisito tantissime competenze digitali, però queste ovviamente non le valutiamo, ma perché no?
perché non fanno parte comunque del bagaglio di quello che i ragazzi hanno imparato. Poi abbiamo ovviamente anche certe norme da rispettare, però abbiamo anche bisogno di attirare un po' l'attenzione perché la lezione online è un'altra tipologia, un'altra entità rispetto alla lezione in presenza. Poi siamo abituati a lavorare con un contesto di classe in presenza che però potrebbe, soprattutto nel digitale, spostarsi più verso una definizione di community of practice, quindi anche dal punto di vista, diciamo, pratico, perché quanti di voi onestamente hanno chiesto ogni tanto qualche aiuto ai ragazzi su qualche aspetto della gestione dell'aula digitale o di Classroom o di altri software che magari avete imparato insieme, avete fatto il percorso insieme, non solo magari sull'utilizzo degli strumenti, ma anche vedere qualche elemento dei contenuti da un altro punto di vista. Poi c'è sempre la questione del confronto fra il dovere, cosa devo fare, e la passione. No, quello che voglio trasferire. Qua abbiamo sicuramente tante situazioni in cui voi, colleghi, si sono trovati a dover inseguire più un percorso, diciamo, portato verso quello che dovevo fare, quindi il programma, rispetto magari a delle attività che semplicemente in aula funzionano meglio quando si insegue una passione, come per esempio una semplice discussione in classe su un problema, perché in aula virtuale è difficile avviare una discussione vera e propria con tutto il gruppo classe. E poi però tanti di voi magari si sono anche trovati con un contesto in cui vi è stato imposto, per esempio, un tipo di programma da utilizzare, una piattaforma da utilizzare, un software, un prodotto, una soluzione che invece vi ha limitato magari anche nella sperimentazione, nell'espressione dei vostri percorsi didattici, e perché questo in realtà non dovrebbe essere mai l'obiettivo della didattica digitale, perché è giusto quello che funziona. Se voi trovate una soluzione tecnologica che vi porta dritto all'obiettivo didattico, applicate questa. Nel momento in cui sarete, diciamo, ingabbiati in un contesto tecnologico che poi vi limita, allora il lavoro diventa piuttosto complesso e difficile. Quindi nella didattica digitale, in realtà non dobbiamo mai dimenticare, possono anche ricordare e supportare nell'aspetto dei momenti, chiamiamoli informali, alle quali siamo abituati dall'aula in presenza. E qua ne ho elencati solo alcuni tanti, perché ovviamente perché non lasciare anche i ragazzi parlarsi un po' tra di loro 5 minuti alla fine dell'aula virtuale, giusto per vedere un po' di cosa chiacchierano, quali sono le tematiche, fare qualche battuta, fare qualche domanda. Questo può sempre servire. E poi questa parte la chiudo un po', ricordatevi, c'è sempre il paradosso dello swipe, che è un po' un nome un po' particolare, però semplicemente quello che voi pensate che i vostri ragazzi siano dei fantastici utilizzatori della tecnologia, non è così. Quanti di voi hanno dovuto insegnare come funziona Google Classroom ai ragazzi del primo liceo perché non avevano la minima idea come si faceva a caricare un file, per esempio, su un documento in Drive? Quindi ricordiamoci sempre che la didattica digitale è un gioco molto complesso fra apprendimento e insegnamento, quindi è uno spostamento fra peso e priorità, se vogliamo dirlo così, perché in realtà una didattica digitale non si concentra
su un apprendimento in modalità sincrona, su un insegnamento in modalità sincrona, ma sull'apprendimento, perché tutto quello che si può fare anche in modalità asincrona, la lettura, la ricerca, tutte queste attività delle quali diciamo i ragazzi dovrebbero avere le competenze per farlo da soli, io li dovrei spostare al di fuori dell'aula, non solo dell'aula virtuale, ma per poi sfruttare i momenti in modalità sincrona per fare applicare queste conoscenze, queste diciamo, informazioni, magari l'elaborazione delle informazioni assunte. Voi sapete anche, in aula virtuale almeno è di più. Quindi è molto importante dare delle priorità a quello che si fa. Un'aula di 50, una lezione di 50 minuti in aula virtuale non sono gli stessi 50 minuti come in aula in presenza. È importantissimo dare istruzioni chiare e specifiche, dire sempre cosa ci si aspetta, in quanto tempo, in quale forma, in quale contesto. E questo credo che l'abbiamo imparato tutti benissimo, di quanto lavoro abbiamo fatto inutile, perché non sapevamo, non abbiamo dato delle istruzioni ben precise. Quindi credo che questo, per esempio, è un tema molto più focalizzato rispetto per esempio ai mesi primaverili. Poi è importante scegliere un canale di comunicazione unico fra tutti quanti, perché non si può fare un compito su Classroom, però parlarsi su WhatsApp e fare l'aula virtuale su Teams e poi gestire un gruppo di lavoro di nuovo in un altro contesto. Questo crea solamente confusione, perché quindi bisogna essere molto precisi, molto chiari nella struttura dei canali comunicativi in didattica digitale. La stessa cosa vale per il feedback, quello deve essere molto più presente che in aula in presenza, perché ovviamente ci mancano tutti i momenti, diciamo, chiamiamoli anche un po' informali, no? Che comunque possono dare, fornire feedback. E l'altra cosa importantissima sulla quale cosa si deve lavorare molto è chiedere feedback anche agli studenti, perché spesso volentieri, anche questo parlo per esperienza mia insegnando all'università, io comunque aggiungo, sono anche lettore madrelingua, io ho 24 ore di lezione alla settimana, quindi capisco cosa vuol dire fare queste lezioni online, e gli studenti non sono abituati a dare feedback, ma noi facciamo spesso volentieri una lezione al buio, no? Senza sapere cosa succede, cosa suscita nei ragazzi, se hanno capito, se sono coinvolti. Quindi è molto molto importante qua aprirsi molto e chiedere feedback anche a loro. Ovviamente sarebbe carino offrire attività varie, differenziati, però anche qua occhio non troppo, no? Perché è di solito noi come centro formativo consigliamo di scegliere 4 al massimo contesti e ambienti lavorativi digitali nei quali vi sentite a vostro agio e che sapete manovrare. E basta, per il momento basta, non bisogna fare di più. E un'altra cosa che aiuta moltissimo è definire gli obiettivi didattici, perché non c'è possibilità di interagire con i ragazzi come si può in aula virtuale, quindi spesso volentieri non sanno perché e come devono fare una cosa. Quindi anche qua bisogna essere molto molto più chiari che prima, quindi una comunicazione molto più precisa e trasparente. E infine, ovviamente, non date mai niente per scontato, non date mai né tecnologicamente né didatticamente, quindi questo è una regola che in realtà doveva essere la prima, perché non si può pensare che avendo davanti dei ragazzi giovani che loro gestirsi all'interno del mondo della tecnologia a scopo didattico. Però allo stesso modo invece vorrei dirvi che bisogna avere più fiducia nei propri studenti, no? Perché è importante nella didattica a distanza, ma soprattutto calibrare bene la necessità di controllo verso la libertà di fare.
Ora, non sto parlando di verifiche e esami, questo è tutta un'altra cosa e su questo potremmo, credo, aprire una sessione solo per parlare di queste cose, credo anche delle varianti di truffe che si sono inventati, e ragazzi di tutte le età e tutte le modalità, e questo ovviamente però da cosa nasce? Dal non esistente patto di fiducia attraverso i canali comunicativi, digitali e didattici. Quindi qua praticamente abbiamo pagato un po' un prezzo, no? Del inserire la didattica digitale in un momento di emergenza senza però avere la sensibilità di come responsabilizzare e anche impostare la didattica contro, scusatemi se uso questa parola, contro la truffa, perché gli esami possono, le verifiche possono essere imposte benissimo in modo da evitare le truffe, ma sappiamo benissimo che un certo approccio che funziona magari in aula, online non può più funzionare. Quindi, però questo è un processo, non è una cosa che ci si inventa in 2 secondi, quindi molto, molto, molto importante discutere anche con i ragazzi delle loro responsabilità che hanno e come ovviamente devono non solo affrontare le loro posizioni, chiamiamoli anche così, ma anche il rispetto della posizione che ha il docente che insegna in aula virtuale. Bene, passo al secondo punto e poi magari Marzio possiamo fare una pausa o dimmi tu se c'è qualche domanda sul tema, diciamo, più della didattica digitale. Quindi mi sposto adesso su qualche aspetto più, chiamiamolo, sociale, psicologico. Diciamo, no, possiamo anche passare subito. L'unica domanda che, a cui semmai puoi già anticipare la risposta era se farei qualche accenno anche alla didattica a distanza per la scuola dell'infanzia. Allora, per la scuola dell'infanzia posso fare qualche accenno magari più avanti, con qualche idea, qualche attività che abbiamo anche discusso con i vostri colleghi. Ovviamente questo è un tema molto molto particolare, perché ovviamente le condizioni sono ben diverse rispetto a tutto il resto. Se volete lo sposterei alla fine dell'intervento, se me lo segno subito. Ovviamente. Ok. Bene, allora parliamo un secondo, controllo un attimo anche il tempo, della motivazione, perché la motivazione è sempre una cosa importante, che siamo in DAD o che siamo in aula, però ovviamente in DAD considerando questo, è una cosa molto importante e che vi vorrei ricordare anche nei giorni d'oggi. Noi viviamo tutti la stessa storia, ok, l'emergenza sanitaria, siamo tutti nella stessa barca, ma ognuno di voi ha un'esperienza personale. Quindi anche se abbiamo questa cosa in comune, che può aiutare molto, non sono l'unico a essere a casa, che non può vedere gli amici, ma ognuno di noi lo vive in un modo diverso, in un modo per esempio per influenze esterne, ma anche per come siamo fatti noi caratterialmente. Quindi quando voi parlate con i vostri studenti in aula in questi anni, in questi mesi qua, in queste settimane qua, quindi ricordate sempre, sì, abbiamo l'aula, dobbiamo far scuola, dobbiamo andare avanti, ma stiamo vivendo comunque una situazione che ha molta influenza sulla motivazione di tanti, e questo non è solamente legato al nostro operato, ma anche alla situazione in cui si trovano i ragazzi stessi. Quindi per loro, più che mai, è molto importante sapere o riconoscere gli obiettivi che devono raggiungere e di conoscere anche le strategie per raggiungere questi obiettivi. Perché questo ovviamente nel momento in cui io ho la padronanza del mio percorso di apprendimento, dello studio, posso anche gestire meglio le mie emozioni. Però se questo è un equilibrio non
che non esiste o che per motivi vari, pressioni sia personali sia da scuola, perché ho già due debiti, quindi la mia esperienza di padronanza va un po', è difficile un po' da ritrovare. Questo può avere un effetto molto, molto pesante sulla motivazione, perché ricordatevi che anche se i ragazzi magari sono connessi tutto il giorno fra di loro, sono comunque soli. E il percorso scolastico deve essere affrontato in solitudine dalla propria casa. E quindi feedback esterni e anche rinforzi vicarianti, che ovviamente sono importantissimi. Quindi è più che mai, e anche c'è un certo approccio a una comprensione maggiore alla situazione dei ragazzi è fondamentale in questo percorso. E questo i ragazzi, per esempio, lo possono trovare attraverso anche un modello, che può essere l'insegnante stesso, che per esempio si mette in discussione da questo punto di vista. Voglio scommettere, adesso siamo a 3 mesi di lezioni, di quasi di chi di voi non è stanco, chi di voi non sbuffa la mattina pensando oggi devo stare ancora 3 ore, 4, 5 ore online? Ce l'ho agli studenti, che è difficile anche per voi. Quindi questo ovviamente nella situazione di emergenza in cui siamo. Didattica digitale. Quindi è molto molto importante il contesto d'apprendimento per il ragazzo stesso, chi deve condividere la stanza col fratellino o un computer con altri tre fa più fatica a studiare, chi vive in una famiglia che non sopporta l'apprendimento fa più fatica a motivarsi. La stessa cosa, il rispecchiamento fra docente, allievo e classe è fondamentale, deve essere questa collaborazione fra i singoli, gli individui, quindi docente, studente e poi il gruppo classe. E perdendo anche, questo l'abbiamo già detto, tutta la comunicazione, molta comunicazione non verbale, questa iperfocalizzazione sul fatto di studiare, 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 contenuti, 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 possono incidere molto sulla motivazione. Anche altra cosa, la sincronizzazione della classe è difficile soprattutto per le classi nuove, per esempio le prime del liceo, le prime della media, quindi ragazzi che non hanno trovato ancora una dinamica di gruppo, difficile trovarla online. Quindi questo è stato per la maggior parte dei ragazzi in questo periodo, quando è iniziato il lockdown ad ottobre, la botta peggiore del fatto che ci siamo appena ritrovati, abbiamo appena ritrovato la serenità di stare insieme e di nuovo siamo stati divisi. E quindi tutto questo porta a dei forti meccanismi di disimpegni, perché io quando ho capito come il contesto so benissimo come posso evitare di impegnarmi. Posso trovare delle ottime soluzioni in questi nuovi contesti, come comunque cercare una via di fuga perché non c'ho voglia, perché non sono motivata. E quindi questo ovviamente fare, o posso indirizzare un po' i ragazzi anche tramite il feedback che io posso dare ai studenti. Devo essere assolutamente molto più tempestiva anche rispetto all'aula quando siamo in presenza. Comunicare molto di più, l'abbiamo già detto, e un altro aspetto al quale invito un po' di sperimentazione e ha condiviso la collaborazione fra pari anche sul fronte della valutazione. Quindi il feedback qua, ovviamente possiamo, se volete, entrare ancora più in dettaglio, ma non è per forza un discorso molto diverso dalla didattica anche tradizionale. E qua molto di più su una condivisione di feedback, non solo fra docente e studente, ma anche fra studenti stessi, che può avvenire, per esempio, anche tramite, per esempio, la produzione di compiti in collaborazione, in gruppo, in lavoro, in lavori che incentivano
collaborazione nella elaborazione dei lavori che si fanno online da soli a casa. Giusto, se posso permettervelo, per fare questo esempio dal mio contesto universitario, di solito, ve lo posso giurare, quando io propongo in aula un lavoro di gruppo, vedo già le facce e gli occhi che vanno verso il cielo, perché è un'attività di solito piuttosto odiata fra gli studenti universitari. Vi posso assicurare che gli studenti, comunque ragazzi, al terzo anno di 21-22 anni, in questo periodo mi chiedono sempre di più di fare lavori di gruppo, perché dicono: noi siamo tutto il giorno a casa da soli e così almeno ci conosciamo un po' e passiamo un po' di tempo con i nostri, che pur conoscendoli magari dagli anni precedenti. Quindi questo è un altro esempio al quale tengo molto, con l'idea, ricordatevi sempre delle 4C, della collaborazione e della condivisione. Passo al terzo punto, che è sempre però molto legato alla motivazione, che è la socializzazione, perché ovviamente, perché qua il ragazzo dice: perché vado a scuola se il mio telefono sa già tutto, no? E questo secondo me è un cartone di anni e anni fa, quindi quando sono usciti i primi cellulari, ma in realtà è più vero che mai, no? Perché credo che i ragazzi ormai sanno perché vanno a scuola e non è perché per quello che imparano di per sé, ma per stare insieme e per essere insieme e vivere questa esperienza dell'apprendimento insieme. E ovviamente l'insegnante adesso ha molta meno possibilità di osservare non solo il singolo alunno, ma anche le dinamiche in classe, e questo soprattutto con i più piccoli è fondamentale, no? Ma anche i più grandi, non li escluderei. C'è un concetto che si chiama ambient awareness, che è un concetto di percezione che abbiamo dell'altro attraverso il contesto, ma non è solo il contesto che per esempio vediamo sfondo nell'aula virtuale, no? Io vedo per esempio Marzio ha dietro una bella libreria da quale io mi posso fare un'idea. No, l'ambient awareness è la modalità in cui noi siamo comunque presenti in altri contesti, che possono essere online o offline. Offline ovviamente sono molto più facili da comprendere, ma vi faccio un esempio sul online. Per esempio, se voi siete sui social oppure cosa, e io incontro una mia amica e so che ho visto sui social che ha iniziato a lavorare la maglia, ok, senza che lei me lo abbia detto, io però ho subito un argomento di cui parlare con lei, ok? Questo ambient awareness, perché io ho delle informazioni su di lei senza che lei me le abbia detto, ok? Questo può avviene ovviamente fra i ragazzi, fra di loro, perché loro comunque sui social ci sono, però voi ricordatevi che magari rimanete esclusi da questa percezione del contesto online che hanno i ragazzi, ma che voi non avete. E questo è molto complesso, molto difficile da superare. Non sto dicendo di diventare amici con i vostri studenti sui social, assolutamente no, però di prendere coscienza di questa situazione, perché loro potrebbero avere una visione, per esempio, della classe completamente diversa rispetto a quella che avete voi. E poi anche la natura dell'insegnante stesso. Ci sono i docenti che hanno una tendenza a essere molto più orientati verso un controllo, si sentono a disagio quando il controllo non c'è, e questo l'abbiamo sentito da tutti, da colleghi dell'infanzia fino ai colleghi delle superiori. E poi che ci sono gli insegnanti un po', chiamiamoli un po' più accondiscendenti, no? Che lasciano un po' più di spazio. Credo che le esperienze siano stati positivi e negativi su tutti i fronti, ma la questione del controllo è una cosa molto molto interessante. E poi ripeto il discorso del community of practice, ovviamente di studio, che abbiamo già accennato.
La passività è un altro aspetto che non ha aiutato sicuramente la socializzazione. Questo ovviamente nasce dal fatto che sì, abbiamo una cultura interrogazione qua in Italia e senza un voto perché un po' impegnarsi, perché partecipare, perché fare, questo online viene amplificato indubbiamente. E poi ovviamente dobbiamo considerare anche i contesti in cui i ragazzi sono, l'ho già accennato prima, chi non ha uno spazio idoneo dove studiare, la soluzione, cioè la tranquillità giusta o anche il supporto giusto. E poi lo sapete, tutti i ragazzi mentre sono a lezione, almeno i più grandi, il cellulare ce l'hanno sempre con sé. E quindi c'è molta distruzione, c'è il famoso, questo si chiama second screen, che stanno facendo altro, si fanno distrarre. Entra anche la mamma e chiede, ma cosa vuoi per pranzo? O quando finisci? O queste cose qua. Succede, cioè, è la cosa più odiosa che un genitore può fare, entrare durante la lezione e chiedere, come va? Ti ha già interrogato? È una cosa che... Ammetto, faccio anch'io, però è una cosa che disturba molto il ragazzo, non solo nell'attenzione, ma anche nella sua sfera privata, perché la scuola per lui o per lei è la sfera privata. E quindi l'apprendimento come esperienza sociale verso una situazione che può essere anche molta di solitudine, no? Nella propria casa o di molto disturbo, può rendere anche la partecipazione piuttosto passiva da parte di tanti di studenti. Le attività di supporto online probabilmente le conoscete, non c'è importante da dire che bisogna fare le pause. Adesso tanti istituti hanno accorciato le ore di lezione, altri invece so di situazioni in cui gli studenti hanno dovuto richiedere gentilmente di rispettare le pause, perché ci sono docenti che dicono: ma beh, tanto siete online, cosa vuoi, non c'è bisogno di fare la pausa. Altro che bisogna fare più pause, per tutti i motivi che abbiamo detto prima. Pensate magari a qualche incontro informale, lasciate un po' di spazio per i ragazzi, fate delle cosiddette brain breaks, parlate di qualcosa, poi parlate di qualcosa completamente diverso per poi tornare sull'argomento, fate qualche gioco, qualche competizione, o per i piccoli, perché non far vedere il gatto che miagola nell'angolo, o far alzarsi, fare un po' di ginnastica, fare qualche gioco interattivo. Che implica per esempio l'alzarsi, c'è un gioco che è molto amato per esempio anche nelle lingue straniere per i piccoli che dice fammi vedere qualcosa di blu, quindi i ragazzi devono alzarsi nella stanza, cercare qualcosa di blu e farlo vedere nella videocamera in modo tale che c'è un attimo anche di movimento, di far vedere anche un po' la stanza per esempio. O le famose videotrasmissioni da casa, si fa l'inviato speciale, fammi vedere la tua stanza, o i lavori di gruppo online, fantastico, se lavorate su Zoom è la soluzione, in assoluto, fatelo, non state, pensate che sia difficile, vi posso solo invitare a fare questi lavori nei cosiddetti breakout rooms, anche per Meet, per esempio, c'è una estensione, anche per Teams, si può fare attraverso i canali. Quindi, questa è una cosa sulla quale assolutamente spingerei da domani, se non l'avete mai fatto. E perché no? Perché magari anche festeggiare qualche traguardo. Tutti hanno fatto un bel esame, tutti hanno consegnato un bel progetto. Perché no? Includere qualche di queste attività vi aiuterà già moltissimo a attirare l'attenzione e la socialità all'interno del gruppo classe. E ovviamente questo anche fra di voi. No, perché è importante, anche noi siamo soli come dei cani a casa a dover motivarci. Ho iniziato il semestre subito completamente online e invece di incontrarmi con i miei colleghi fra una lezione e l'altra,
non lo so, facevo una lavatrice o svuotavo la lavastoviglie, quindi non è molto motivante. Siamo onesti, questa vita casalinga anche che poi si combina, si cerca di... Sì, però anche per noi questi momenti di confronto, i rituali che si hanno, la brioche, il caffè, la chiacchierata, mancano. Quindi è molto importante trovare dei canali che ci aiutano a non farci sentire soli, a sapere che abbiamo tutti gli stessi problemi o le stesse preoccupazioni e che queste comunicazioni possono essere anche molto brevi, ma molto sintetici, ma sono importanti. E so di tanti colleghi che apprezzano molto che almeno qua in tante scuole a Pavia i docenti continuano scuola e fare la lezione virtuale dalla scuola, che a qualcuno mette molta ansia di stare davanti a un'aula vuota e fare una lezione anche magari con l'eco che era in bomba, ad altri invece fa più piacere perché fra una lezione e l'altra hanno la possibilità di scambiare quattro chiacchiere con i colleghi e quindi sicuramente ci sono anche dei grandi vantaggi e svantaggi in questa situazione. Sappiamo che non è, no, non do, speriamo che non dovrebbe rimanere così. E chiudo questa riflessione sulla DAD con solo una slide sulla media education. Con media education anche noi come centro indichiamo tutto quello che riguarda la consapevolezza e l'utilizzo della rete in sicurezza. E se voi pensate un po', ragionate un po', fino all'anno scorso, le attività fondamentali che si facevano nelle scuole erano su questi aspetti qua: il cyberbullismo, la sicurezza in rete, le fake news, la disinformazione, quindi tutti aspetti che con il Covid sembrano essere un po' spariti. Ho visto oggi, per caso, uno dei primi articoli che si occupava addirittura che i momenti di cyberbullismo e di diciamo di situazioni spiacevoli in rete fra i ragazzi stanno aumentando, ma per forza, solo che, e qua torno un po' anche un cenno che ha fatto il pensate un po', cioè, prima avevamo molta, molta attenzione a questi aspetti e ora li abbiamo buttati in rete, i ragazzi, ma in una maniera eccessiva, ovviamente, però a questi aspetti non c'è più, sembra che non ci pensa più nessuno. E io credo che anche questo è un argomento da riprendere assolutamente con i ragazzi, ma anche fra i colleghi, perché sì, stiamo facendo didattica online, ma dobbiamo anche educare online e questo è molto, molto, molto importante. Quindi la costruzione, per esempio, di regole o come si comunica online o quali sono, diciamo, gli spazi in cui io mi posso muovere online, questo soprattutto per i piccoli, è fondamentale. E i ragazzi sono connessi 24 ore su 24, spesso volentieri, adesso anche in doppia versione, perché stanno online nell'aula virtuale con voi e in parallelo sul cellulare. Poi fanno gli esercizi nel pomeriggio, il test online, devono leggere, e poi stanno e guardano Netflix e sono completamente immersi in un mondo online. Abbiamo ancora il controllo di tutto questo? Dubito. Quindi questo è un tema che vorremmo tanto, tanto riprendere. E appunto chiudo questa prima parte prima di una riflessione verso il futuro e magari possiamo fare un paio di domande con un sunto, se posso permettervi, che è venuto fuori, ma io qua mi collego anche a un collega svizzero che è molto, diciamo, un docente di lingua tedesca in un liceo, però anche ricercatore nel campo, che appunto ci dice: dopo la DAD arriva adesso finalmente una vera e propria didattica digitale. Sì, la possiamo far arrivare, ma ci sono sicuramente tante cose che dobbiamo considerare e quello che abbiamo imparato da questa esperienza dovrebbero essere questi punti. E poi dopo questi mi fermo un secondo.
Sicuramente dobbiamo avere molta più fiducia e dare molta più libertà di quello che diamo al momento e dobbiamo controllare e strutturare i percorsi di apprendimento quando necessario. Questo è un percorso però che dobbiamo imparare, sicuramente. La stessa cosa vale per il discorso tecnologico. La tecnologia è semplice. Va benissimo quando abbiamo detto, no, quello che funziona va bene, non dobbiamo avere le cose sofisticate. La innovazione serve solamente quando io non riesco con quello che ho attualmente a disposizione ad arrivare al mio obiettivo didattico. Non c'è bisogno di essere dei super evoluti tech assolutamente per fare didattica digitale. Le attività asincrone devono aumentare, non devono diminuire, cioè non dobbiamo fare sempre lezione online, dobbiamo considerare qual è il valore effettivo di una lezione online. Un testo, non c'è bisogno che lo leggo con gli studenti online, lo possono leggere anche da soli, ma ci deve essere la fiducia in loro che loro lo facciano e la fiducia in di loro in noi. Che poi noi questo loro lavoro lo consideriamo in forma sia didattica, ma anche in forma poi di contributo al lavoro che stiamo facendo. Concentriamoci allo stesso momento più su lavori progettuali e meno su esercizi ed esecuzioni, ma più sul ragionamento di arrivare a qualcosa e incentiviamo anche a più peer feedback. Quindi una valutazione fra tutti piuttosto del feedback dell'insegnante, che è sempre importante quando è necessario, ma il feedback costruttivo aumenta anche la possibilità da parte dell'insegnante. Questo sarebbe un po' il sunto. Poi io ho un'idea in più per il futuro, però magari lascio un secondo qualche domanda. Ecco, Alessandra, in attesa che arrivino altre domande, te ne pongo e me ne pongo io una. Anche dalla parola che tu hai detto, così, la sensazione è che molti docenti stiano vivendo con sofferenza questo periodo di DAD, proprio per le difficoltà che tu hai enumerato, che sono moltissime. La Sì. difficoltà anche a fare un salto di qualità in quello che è la didattica veramente digitale. Però credo che molti stiano, diciamo, lavorando in difesa, nell'attesa che arrivino momenti migliori, cioè come se tutto questo fosse una pausa rispetto alla normalità e prima o poi si tornerà esattamente come prima. Il rischio grosso che vedo in questo è che davvero tutto quello che invece di buono può essere realizzato, può essere costruito in questo periodo, vada poi buttato via, vada dimenticato. E credo che quindi uno sforzo che ognuno di noi dovrebbe fare, ogni insegnante, ogni educatore, ognuno che sta nella scuola, è pensare che cosa mantenere di questo, anche quando tutto sarà passato, anche quando tutti i ragazzi saranno in presenza e non sarà necessario rimanere incollati per ore allo schermo. Che cosa far tesoro di questa esperienza? Come può l'esperienza fatta adesso diventare qualcosa di utile per la didattica anche in presenza domani? Assolutamente, questo è il secondo, cioè, diciamo, la chiusura della mia presentazione. Infatti, questo era un po' sulla riflessione su quello che è stato fatto. Io sono molto d'accordo con te e sono preoccupata anch'io. E un'idea ce l'ho, cosa mantenere e come andare avanti. La cosa che a me ha fatto un po' specie, sono molto onesta, spero che va bene. E che noi come associazione abbiamo veramente nei mesi primaverili formati all'incirca 800 docenti all'incirca del territorio pavese. Poi alla fine di giugno abbiamo comunque inviato a
tutte le scuole sul territorio di tutti i gradi scolastici. La nostra offerta, e ripeto, noi siamo un'associazione a promozione sociale, quindi non c'è nessun interesse né di arricchimento né di qualsiasi altra cosa, la possibilità di fare proprio questa riflessione insieme, perché con le scuole con cui abbiamo lavorato abbiamo visto molto feedback nei docenti e molta gratitudine, nel senso che hanno saputo valutare un po' quello su cui dovevano continuare a investire, perché avevano, grazie anche un po' alla riflessione insieme, capito che questo, per esempio, è un'attività o una modalità molto positiva da portare avanti. E posso dire che non abbiamo avuto risposta da parte di nessuna scuola. Ora, non voglio giudicare nessuno e non volevo essere, cioè credo il ruolo del dirigente in questa estate 2020 è stato il peggior compito che uno possa aver avuto, perché Confermo. immagino, avete avuto delle pressioni su tutti i fronti incredibili. Quello che mi ha fatto un po' impressione era comunque quanto poco in tutti i ragionamenti, in tutte le preoccupazioni, è stata inclusa la didattica per le eventuali situazioni che potevano verificarsi. Ora, tutti speravamo che si poteva tornare in aula tranquillamente e avviare allora con tranquillità il processo di riflessione. Però preoccupato del fatto è se tutto torna come a marzo, quindi la situazione in cui siamo adesso, quindi è ovvio che tutti lavorano in difesa. Io sono convinta che la maggior parte dei docenti sta facendo un fantastico lavoro e non le mie critiche o le mie osservazioni, magari anche un po' esagerate, non sono osservazioni attaccando, ma sono più osservazioni per dire non, cioè ragionato su quello che possiamo portare avanti e non mollatelo nel momento in cui possiamo tornare in aula, come hai detto tu, perché è avvenuto a settembre, nessuno ha più voluto pensare a quella bruttissima esperienza della didattica a distanza in primavera. E questo mi ha fatto veramente venire un po', cioè mi ha deluso molto personalmente, perché vabbè, ci tengo molto a queste tematiche, però mi aspettavo una consapevolezza maggiore da parte degli insegnanti e delle scuole. Ora, se mi permettete, provo a suggerirvi subito una tipologia di eventuale percorso, come si può andare avanti, ma credo che è un processo comunque molto delicato che ha bisogno di tanti interlocutori. E dimmi tu, cioè se volete vado avanti e poi facciamo Sì, una discussione magari finale. ti Ho ancora ascoltiamo. giusto un paio di slide. Tra l'altro aggiungo una domanda che è arrivata, qualche esempio di app che in qualche modo stimoli questo processo collaborativo, qualche attività o qualche applicazione. Collaborazione, Certo. Bene, ok, allora chiudo il percorso, me lo sono segnata e qua vi butto subito la Chiara Ferragni agli Uffizi, però che è un po' magari una foto provocatoria per alcuni di voi, però credo che questa combinazione è un po' quello che è l'idea, che mi rende un po' l'idea di quello che io credo che si possa fare. Allora, io credo che, e qua siamo già, immagino, in un contesto fantastico, perché le persone che seguono il nostro seminario qua di sfide sono persone interessate alla trasformazione culturale e digitale che dobbiamo portare avanti se non vogliamo rimanere in un bilico, in un qualcosa che non è né carne né pesce. Quindi
Dobbiamo farlo e dobbiamo farlo come se fossimo noi degli influencer della trasformazione digitale. Quindi quello che Chiara Ferragni, immagino che l'avete un po' seguito, ha fatto con la sua visita agli Uffizi, dove ha fatto comunque un set fotografico per una rivista di moda, no? Davanti alla Venere di Botticelli. Ci ha portato tantissimi ragazzi in un contesto che magari conoscono solo dalle noiosissime lezioni di storia dell'arte. Ok, quindi lei cosa ha fatto? Ha influenzato, al contrario, i giovani verso un qualcosa che finora è stato solamente comunicato tramite i libri, il libro di testo, la lezione, magari la visita con i genitori durante le vacanze e dobbiamo andare agli Uffizi e poi voi entrate quanti ragazzi stanno sul cellulare mentre i genitori guardano i quadri. Però se voi andate sul profilo Instagram degli Uffizi, trovate delle cose meravigliose. Stanno facendo un lavoro sui social meraviglioso. E cosa stanno facendo? Quello che è un po' il simbolo, no? Noi dobbiamo pensare a piccoli passi che avvicinano noi, perché noi siamo responsabili di questo processo, non i ragazzi. Noi a dover o poter condividere quello che è la cultura, che però inseriamo in questo processo di trasformazione. Quindi noi dobbiamo diventare gli influencer dei nostri ragazzi in realtà, non facendoci ridicolizzare, ovviamente, ma con un passo alla volta. E io credo che questa esperienza della DAD e del Covid può essere un'opportunità, se colta in modo corretto. Prima di tutto, io credo che ognuno di noi può trovare quello che ho detto prima, una sua comfort zone, cioè qualcosa con cui si è trovato bene nella didattica a distanza. Per esempio, l'integrazione di Google Classroom all'interno delle lezioni, dove io metto tutti i materiali che uso a lezione. Non faccio più lezioni online, però tutti i materiali, link, video, bla, li metto su Google Classroom. Continuo ad utilizzare Google Classroom. I ragazzi devono continuare a consegnare i compiti su Google Classroom. Questa potrebbe essere un'idea. Oppure proviamo a aprire la mente e leggere una notizia non solo come viene comunicata dal Corriere della Sera in modalità stampata, ma leggiamo anche i tweet su questo stesso tema. Analizziamo come magari altri giornali utilizzano la stessa notizia all'interno di un post su Instagram o altri canali comunicativi vicini ai ragazzi. Cambiamo le prospettive, ampliamo le nostre prospettive. Non solo l'immagine di Botticelli e della Venere di Botticelli sul libro di testo a valore, ce l'ha anche in altri contesti. E in più, credo che tutti noi abbiamo creato dei materiali digitali, ok? In qualsiasi forma, in qualsiasi contesto. Mettetevi insieme come colleghi della stessa annualità, della stessa materia, condivideteli, create una cartella in cui mettete tutto, perché non c'è bisogno che in primavera, quando dovete parlare di queste tematiche, dovete creare tutto nuovamente, è già stato fatto. Ok? Quindi fate gruppo, fate rete e se volete adesso nella prossima slide, queste sono proprio le proposte dei vostri colleghi con le scuole con le quali abbiamo lavorato. Quindi sono con proposte molto concrete, per esempio l'ampliamento, vabbè, delle infrastrutture scolastiche, questo è scontato, però anche la piattaforma della scuola, continuiamo ad utilizzarla, facciamo i ricevimenti con i genitori sempre online, perché devono prendersi mezza giornata di ferie per parlare con il docente per 10 minuti. Però approfondiamo anche, e questo è stato molto sentito, le proprie competenze digitali e le nuove metodologie didattiche, perché questa è un'altra cosa.
per la quale io difenderò sempre qualsiasi docente che si trova in difficoltà, perché non c'è stata nessuna modalità di essere formati. Tutti sono stati buttati in una situazione in cui la soluzione stava di tutto e di più. Quanto sono stati insultati gli insegnanti in primavera, che non facevano niente, non facevano nulla. Certo. Le pecore nere ci sono ovunque, ma tanti hanno fatto veramente dei lavori fantastici per 18 ore al giorno, però inventandosi, e questo è faticoso e costa tantissima energia. Bisogna fare un percorso ufficiale e bisogna fare un percorso continuo. Formazione sulla didattica digitale. Questo non sono mie proposte, sono le proposte dei colleghi. Dallo stesso momento che gli studenti vedevano molte possibilità, per esempio, come abbiamo detto, la DAD come supporto alla presenza anche, no? Uscire un po' da questo spazio temporale per fare didattica. Gli orari scolastici attuali non sono ideali per fare una didattica a distanza, sono troppo pesanti e non si può stare online 6 ore al giorno connessi a sentire un insegnante che parla. Passa la motivazione a tutti e soprattutto l'attenzione alla concentrazione. E poi la didattica a distanza perfetta, un alunno non sta bene, non può venire, può sempre recuperare, ha tutto il materiale a disposizione, si può lavorare con studenti in difficoltà nel pomeriggio, magari in un'aula Zoom per rispiegare qualcosa senza farli venire a scuola. Ci sono veramente tante piccole cose dove la didattica digitale, e ripeto, non rimane in prima battuta e dico wow, adesso ho l'aula virtuale, cosa me ne faccio? Ma no, io ho questo problema, ho questo obiettivo didattico, cosa voglio fare? Ok, cioè, ho queste soluzioni tecnologiche che mi supportano nel farlo. E qua chiudo in realtà, perché la digitalizzazione non dovrebbe essere più un tema come lo è adesso. E scusatemi se mi arrabbio anche per le sedie con le rotelle. Questo non è stato nessun tipo di contributo concreto a una didattica migliore. Vabbè, lascio perdere, non mi esprimo di più su questo. Perché la digitalizzazione deve essere data per scontata. Noi dobbiamo parlare di un progetto didattico che include, che diventa quell'aria che respiriamo, l'acqua che beviamo, parte della nostra quotidianità didattica. Le scuole però devono rifletterci molto bene sul ruolo che vogliono avere, e onestamente, e questo Marzio, che è quello che hai detto prima, è quello che non è ancora avvenuto. Non è ancora avvenuto in nessun modo. C'erano tanti problemi, c'era poco tempo, c'era l'estate in mezzo, tutte cose che capisco e che comprendo, però se non ci mettiamo dopo questa seconda ondata a ragionare su questi aspetti, quale ruolo della scuola come nella società che sta vivendo una trasformazione digitale? Non voglio parlare di colpe, però abbiamo una responsabilità immensa per le future generazioni. Quindi io credo che una didattica in realtà post-digitale, quindi una didattica nella quale non è più lo strumento, cioè guardate questa foto con la ragazza in classe che guarda il cellulare, cioè, probabilmente vi si arricciano i capelli vedendo un'immagine del genere, però è quello il futuro, perché se io faccio una didattica in cui lo strumento digitale diventa un supporto all'apprendimento, non mi devo più preoccupare perché lei non sta guardando un post su Instagram, sta probabilmente consultando un qualcosa al beneficio del suo percorso di apprendimento. Quindi qua rimanere in sottofondo e non accettare l'attenzione. Le competenze sono quelle di saper agire con i media in contesti reali per creare le competenze per poi comportarmi in modo corretto nei contesti digitali. Non è più il discorso di cosa so,
ma quale conoscenza ho con la conoscenza, quale rapporto, scusatemi, ho con la conoscenza. Quindi io so riflettere, so ragionare, so condividere, so lavorare creativamente con i contenuti. E quindi noi non dobbiamo parlare di una modifica, cioè dobbiamo, scusate, dobbiamo parlare di una modifica della pratica nella scuola e non dell'introduzione del digitale, adesso siamo tutti digitali. Quello è scontato. E in più tutto questo è una questione di responsabilità di tutti, così come degli studenti stessi. E come abbiamo detto, questo è un processo lungo e non facile e ci vuole molto. Come possiamo arrivarci? E qua ricordo, non criticando, ma invitando, perché attraverso la critica non si arriva in questa situazione a nessuno. Non verranno tutti con noi, di questo sono convinta, ma alcuni, se noi diventiamo dei veri influencer anche sui nostri colleghi, saranno sempre di più. Dobbiamo insistere che la scuola prenda una posizione, ma non la scuola come scuola politica, ma la scuola come scuola. E questo è importantissimo, secondo me. E magari bisogna anche un po' ridefinire l'identità dell'insegnante, perché ragionateci anche un po', l'insegnante è un ruolo professionale che abbiamo così preciso in testa, perché non solo lo facciamo come lavoro, ma siamo anche stati studenti. Quindi da quando riusciamo a ragionare, siamo in contatto con gli insegnanti ed è molto molto difficile cambiare la percezione che abbiamo del ruolo dell'insegnante su noi stessi, ma anche verso gli altri. Quindi io inviterei anche una riflessione su questo punto. Input esterni, perché non la scuola non può farsi aiutare da giovani che hanno vissuto o che sanno come avviene una trasformazione digitale in altri contesti? Tutte le aziende stanno facendo la trasformazione digitale in tutti i contesti, le scuole no. Perché non chiediamo, assumiamo qualcuno per 2 anni che ci può aiutare in questo contesto? E ultima cosa, coinvolgiamo anche un po' gli studenti. Non facciamo sempre una cosa top down, ma anche chiediamo anche una partecipazione da parte loro e con questo sicuramente arricchiamo anche la nostra visione su tutto dal punto di vista di prospettive multiple. Quindi non solo da noi che lo facciamo da sempre, ma chiediamo anche a altri cosa ne pensano e che proposte hanno per migliorare questa situazione. Non è facile, non è una cosa che si fa finita l'emergenza, però è qua. Magari chiedo io a te, anche Marzio, che sei un ruolo molto diverso ovviamente dal mio, a chi potremmo rivolgerci anche come, diciamo, docenti, come con loro, come le persone interessate a portare avanti questo processo di trasformazione per prendere delle decisioni in questa direzione. So che non è il mio compito da relatore a farle le domande, però magari con questo posso anche avviare la discussione. Ma penso che adesso gli spunti che tu hai offerto, messi insieme a qualche domanda che è arrivata poi in coda, meriterebbero un paio di altri incontri, almeno una serie di incontri per la Credo anch'io. discussione. Però diciamo che possiamo recuperare un po' dalle cose che tu hai detto all'inizio, cioè il problema della didattica a distanza nasce dalla necessità di capovolgere completamente la didattica, non ce n'è, perché se noi immaginiamo di fare didattica a distanza come facevamo, ed era già obsoleta la didattica in presenza, è chiaro che non ne veniamo più fuori. Tra le varie domande che ho visto scorrere, ad esempio, c'è quella della valutazione nella DAD. È chiaro che è un falso problema, perché se io non riprogetto la mia didattica, la didattica che prevede una motivazione diversa degli studenti, un coinvolgimento attivo continuo degli studenti, il puntare verso lo sviluppo di competenze piuttosto che verso Conoscenza. l'apprendimento di contenuti e di conoscenze, è chiaro che poi non posso più risolvere il problema della valutazione, perché mi troverò di fronte a situazioni in cui cercherò delle vie di uscita che a volte diventano comiche, come l'insegnante che faceva mettere la benda davanti agli occhi Sì, dello certo. studente.
Perché? Perché non ho altri strumenti, perché non ho riprogettato la didattica. Vuol dire capovolgerla completamente. Certo. Quindi se non si parte da questo punto di vista, è chiaro che andremo a sbattere sempre o dovremo accontentarci di quel poco che con grandissimo sforzo, bisogna sottolinearlo, con grandissimo sforzo stiamo ottenendo. Dopodiché la rivoluzione non coinvolge solamente gli insegnanti, che spesso sono un po' soli in questo processo, soli anche tra di loro, perché difficilmente riescono a comunicare, non sono abituati molto spesso a lavorare insieme, però coinvolge tutta la comunità scolastica, a partire dai vertici, che appunto si preoccupa dei banchi a rotelle e non del vero problema di questa situazione, e coinvolge la struttura organizzativa a tutti i livelli della scuola, coinvolge noi dirigenti che dobbiamo prendere decisioni che sappiano rimettere in moto questa discussione, che sappiano dialogare con l'esterno, con quelli che sono i portatori di interessi, ma sono anche gli esperti che sanno più di noi rispetto all'esperienza digitale, perché l'hanno già percorsa, hanno già raggiunto dei risultati. Molte aziende ormai lavorano prevalentemente in digitale. Bene, se ci riescono loro, dovremmo essere in grado anche noi di fare questo. Però mancano molte cose. Manca intanto l'infrastruttura digitale, perché cioè noi possiamo immaginare fare didattica a distanza, ma se viviamo in territori come il nostro, qui il Basso Pavese o l'Alessandrino, dove non c'è la banda larga, c'è poco da gioire, sarà impossibile ottenere dei buoni risultati. Quindi, diciamo, riguarda tutti, è un discorso che riguarda tutti, è però un investimento che va fatto, perché senza di questo noi siamo destinati a fallire. Ecco, sì, ed è in realtà il punto di cui non dovremmo neanche più parlare, perché quello è scontato, dovremmo andare il passo in avanti, ma il digitale purtroppo è ancora il primo tema, perché non abbiamo neanche le infrastrutture a portare avanti una trasformazione culturale se le infrastrutture non lo permettono. Quindi è questo che poi io credo anche che influenzi molto il fatto che, come hai detto tu, mi è piaciuta molto questa cosa di lavorare in difesa, che appena posso io torno in aula e faccio come prima, perché non mi viene dato un'opzione o mi viene neanche riconosciuto probabilmente anche la volontà di cambiare, perché poi dipenderà sempre e solo dal singolo e dal singolo insegnante che ha voglia di farlo, e manca quindi anche secondo me una struttura, una visione d'insieme, però anche di tutti dal punto di vista politico, di portare avanti questo processo. E farlo fare sempre dal basso, dal singolo insegnante, è faticoso, oppure da noi come associazione, da voi come unione di esperti su questi aspetti. Quindi stiamo sempre facendo tutti dei bellissimi lavori, secondo me, e non ci stancheremo a continuare a farli. Però è piuttosto, sì, anch'io sono un po' preoccupata che tante cose andranno purtroppo a perdersi dopo questa esperienza, e vorrei magari sentire qualche esperienza, qualche input più felice. Però se mi permetti io rispondo velocemente alle due domande che mi avevi fatto, perché non voglio rimanere indietro. Allora, per le app e per la collaborazione, ora non so da quale tipo di insegnante è stata fatta la domanda, ma di tipo di grado scolastico intendo, ma si può ovviamente partire da una collaborazione sempre alla quale io non rinuncerò mai più, che è la scrittura collaborativa, che si può fare attraverso un semplice documento Google. Oggi sono tantissimi software anche online, che per esempio Etherpad ci sono. Se volete poi posso anche fornire una lista un po' su diversi attività didattiche, dei link di software o attività che possono interessare, li ho già pronti, basta che li... Non so se come sfide le possiamo condividere da qualche parte. Pubblicheremo tutto il materiale che ci vuoi mettere a disposizione sul sito. Ok, perfetto.
perfetto, quindi lo posso ovviamente aggiungere perché poi ci sono una cosa che per esempio è molto amato anche nella scuola, ci sono dei software come Blue Chat che sono dei chat che permettono di chattare in classe ma senza la registrazione e quindi non si vede chi chatta quando non c'è bisogno di farlo attraverso un numero di telefono, questo per esempio per l'insegnamento delle lingue straniere lo utilizziamo moltissimo oppure anche se si vuole senza doversi esporre in prima persona. Ci sono tanti strumenti come Mentimeter, per esempio, per chiedere sondaggi o fare lavori sul Word Cloud o altre attività che comunque portano a un lavoro collaborativo che però poi è condiviso non solo all'interno magari di un singolo gruppo, ma poi con tutti. Ma adesso fare un elenco così d'emblè mi viene un po' difficile. Bene, rimandiamo alla pubblicazione di questa pagina. E sulla scuola d'infanzia, chiedeva la collega, non so se magari durante il percorso ho già risposto a qualcosa. Ovviamente la scuola d'infanzia di didattica digitale è piuttosto difficile parlarne, però ovviamente si può avviare più su un percorso e qua non userei neanche la parola didattica digitale, ma più la media education, un avvicinare i ragazzi a un utilizzo, magari, non lo so adesso, del cellulare mi viene un po' difficile da dire, ma attraverso per esempio l'iPad o chiedere, uscire con i ragazzi. Fargli fare una foto, per esempio, a tutti i fiori che vedono e poi insieme all'insegnante cercare il nome di questo fiore, ovviamente con l'aiuto, creare tipo un ebook della gita lungo il Ticino con le foto dei fiori. Quindi avvicinarli man mano a qualcosa che ha sempre, all'infanzia è fondamentale, un collegamento con la loro realtà effettiva, quindi non una cosa astratta, però questo potrebbe essere già per esempio un percorso. Comunque, anche qua, ripeto, si potrebbe aprire un percorso completo, ho tutto il rispetto per chi si trova in queste situazioni. Ripeto, ci sono molte attività che posso anche condividere, sempre di giochi come quello che dicevo della cosa blu, interattivi che si possono fare anche online per attivare i ragazzi a comunicare tramite l'aula virtuale e non soltanto ascoltare, ma interagire. Questo è quello che mi sento di dire ora su questo fronte. Benissimo, Alexandra. La regia ci comunica che siamo arrivati al termine. Ok, allora io tolgo la condivisione. Dobbiamo salutare tutti i partecipanti che ringraziamo. Certamente. Per aver mantenuto attiva la connessione fino alla fine, vuol dire che hanno gradito molto i tuoi interventi, che anche io ho apprezzato molto. Grazie mille. Penso che il tuo lavoro di supporto alle scuole, anche in termini di motivazione dei docenti, sia molto importante, quindi continuate così con la tua associazione, perché serve molto questo supporto alle scuole e ai Cerchiamo. docenti. Cerchiamo e siamo a disposizione. Poi non so se Ho già noi comunicato abbiamo. il tuo indirizzo Ok, mail perfetto. sulla risposta, quindi tutti possono, comunque vedranno poi sulla Comunque, ok, presentazione e nella perfetto. registrazione del filmato, ti possono contattare. Ok? Perfetto. Allora, Grazie grazie mille ancora. ancora a tutti e soprattutto state tutti bene, quella è la cosa più importante di tutti. Grazie Grazie ancora ancora Marzio e e a tutto il team. arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.